Il ciuffo biondo che coi suoi 28 gol contribuì alla promozione in Serie A del Pescara di Zdenek Zeman nel 2012. Ciro Immobile, centravanti della Lazio e della Nazionale Azzurra, capocannoniere della Serie A, ricorda la straordinaria stagione in biancazzurro, trampolino di lancio di una splendida carriera. Un legame inscindibile con Pescara e l'Abruzzo, dove, oltre alla notorietà, ha trovato l'amore. Un momento a Marcord vissuto ieri sera nel corso della trasmissione Replay di Enrico Rocchi, con in studio il presidente Daniele Sebastiani. Sì, è stata una stagione alla quale ci siamo divertiti tantissimo. C'era un legame pazzesco tra noi, lo staff, il mister e la società che ci ha portato avanti, essendo una squadra giovane, avere l'entusiasmo così e l'aiuto, una mano da parte di tutti dietro, ci ha dato quella spinta, quel valore in più che ci ha permesso poi di vincere il campionato e di restare nella storia alla fine. Quando si parla del Pescara di Zeman ci si ricorda tutti il bel gioco, i tanti gol, e quindi questo ci fa piacere. Come ha detto il presidente prima, ritrovarci poi tutti in nazionale, è ovvio che poi si riparla sempre di quell'annata, ma è una città che sono legato particolarmente, città e devo dire anche società e tifosi, per quello che ho vissuto e per come sono stato trattato. Poi è una città, come hai detto tu, che porto dentro perché ci ritorno tutti gli anni. E mia moglie, praticamente la mia prima figlia è nata a Pescara, la seconda è nata a Chieti, quindi sono legatissimo all'Abruzzo. La prima da titolare a sorpresa con il Verona al posto dell'amico Maniero, del quale Zeman non aveva apprezzato un paio di pantaloni malamente arrotolati fino alle ginocchia al momento della partenza verso la città scaligera, ma Immobile va anche più indietro, al debutto assoluto nella amichevole di Piano d'Accio contro il Teramo. E praticamente se doveva fare sto triangolare, io non mi sono svegliato e quindi non è partita benissimo. Cioè, sono arrivato tardi alla riunione, così alla merenda, e quindi non è partita proprio benissimo. Poi ero un po' indietro di condizione rispetto agli altri, ovviamente, perché voi sapete il mister Zeman come lavorava, quindi era ovvio questo. Poi la prima partita che fu quest'aneddoto con Riccardo, che iniziò a spogliarsi e andò in tribuna. Cioè, lui che doveva giocare titolare, il mister lo mandò in tribuna e quello ci fece un po' ridere poi durante la settimana. I sogni di questa stagione si chiamano Scudetto con la Lazio e il record da battere di 36 gol di Higuain in Serie A, lui che ora è a quota 27. Side pone degli obiettivi sia personali che di squadra. Uno di quelli poteva essere il record di Higuain, ma come la Scarpadoro, come il capocannoniere. Comunque, sai, vincere il capocannoniere in Serie A quando c'è Ronaldo, c'è Lukaku, c'è tanti giocatori fortissimi è motivo di soddisfazione. Poi te giochi la Scarpa d'Oro con Lewandowski e te dà quella motivazione in più.